Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. In Siria, gli Stati Uniti, Assad ha usato armi chimiche. Gubbio, scossa di terremoto di magnitudo 3.7. Fisco, Baretta, sull'Imo c'è un approccio comune. Secondo gli Stati Uniti è negabile che siano state usate in Siria armi chimiche dal regime di Assad, ma Damasco ribadisce non ci sono le prove. Il presidente americano Obama starebbe valutando un intervento militare in Siria di portata e durata limitate, posticipato poi l'imminente incontro con la Russia sulla crisi. Paura a Gubbio per una serie di scosse di terremoto che si sono verificate nella notte. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3.7. Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile, per ora non risultano danni a persone o cose. C'è un interesse convergente a risolvere il problema dell'Imo, lo assicura il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta. L'abolizione dell'Imo è un punto programmatico fondamentale, il fatto che il governo non abbia ancora presentato una proposta lascia molti dubbi, afferma invece Renato Brunetta. Operazione antidroga dell'agenzia europea Frontex, 1260 kg di hashish sequestrati, 3 le persone arrestate per traffico internazionale di stupefacenti. Il blitz è avvenuto in mare davanti alle coste della Spagna che guardano il Marocco. La droga era a bordo di 2 motoscafi intercettati dalle motovedette. Allerta meteo su tutta la penisola per l'arrivo di una perturbazione che guasterà il tempo fino a giovedì. Con rovesci e grandinate, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Sonia Gandhi, leader del partito indiano del congresso, ha lasciato l'ospedale di Nuova Delhi dove era stata ricoverata ieri per un malore. Nel 2011 negli Stati Uniti era stata sottoposta alle cure per un tumore, ma dopo un mese aveva già ripreso l'attività politica. La numero uno del mondo Serena Williams ha travolto l'azzurra Francesca Schiavone nella sfida del primo turno degli US Open di tennis. Nell'ultimo torneo stagionale dello Slam la statunitense si è imposta per 6-0-6-1 in un'ora esatta di gioco.